Buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti, un saluto a tutto quanto la chat, buonasera Roby, Amy, buonasera Lloyd, Splinter Cell, benvenuto a Lost Considerato 2, buonasera, benvenuto, buonasera a tutti quanti, buonasera a quella dentro su Twitch, Splinter Cell già salutato, Void dei Suri, buonasera, buonasera a CS Zeong, buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera, buonasera. Oggi finiamo Viewfinder, sicuramente lo finiamo perché... Se non lo finiamo a mezzanotte, sicuramente. Problema. Risolvo subito. Il volume del microfono è basso. Lo vedo. Lo vedo che il microfono è. Voi abbassate già il volume. Qua? Ok, risolto. Era basso. Adesso è alto. Quindi, probabilmente chi aveva il volume basso. Chi aveva il volume alto adesso si è rotto i timpani. Quindi mi spiace. A volte fa così. Non so quale sia il motivo. Stacco e riattacco il microfono e poi funziona tutto quanto. Non so quale sia il motivo, ma buonasera. Oppure, ehi là, ehi là. Grazie, domani vado a fare a chiedere a 104 per la sua attività. Non è male, eh? Non è male. Potremmo organizzare un giro di Truschini, dai. No. E poi, signori degli infortuni sul lavoro si arrabbiano, eh? Assolutamente. L'RSPP poi non so che non c'entra un cazzo, però. Comunque. Fatemi avviare Viewfinder. Fatemi avviare Viewfinder. Lo dicevo, oggi sicuramente, stavo dicendo, lo finiamo. Perché anche se non lo finiamo entro la mezzanotte, andiamo oltre l'anza perché lo voglio finire oggi. Penso comunque che manchi veramente giusto 2 ore di gioco, forse poco più. Quindi ci siamo. Si sono tolti i pimtani? Che vorti, Amy? Cosa... Che vorti? Non ho capito. Comunque... Sì, è solo un salvataggio, quindi va bene. Devo dire, il gioco... I pray that you've been enjoying your explorations thus far. Il gioco mi sta piacendo. Ah, i timpani. Sì, adesso ho capito. I rotti i timpani, sì. Era proprio sul fatto che non mi sento più. Ok, perfetto. Non capivo. Domani si trovano alla fila delle persone. Esatto. Davanti all'INPS. No, come si chiama già quella che si occupa degli infortuni sul lavoro? Non è l'INPS, non mi ricordo. Comunque, dicevo, il gioco mi sta piacendo. Il problema, più che altro, è che in quest'ultima parte, in quest'ultimo mondo, i livelli erano veramente troppo facili. Lina, forse sì. I livelli di questo mondo erano veramente facili. Forse dovuti al fatto della macchina fotografica portatile. Non lo so se è quello. Il fatto che abbia reso. Il fatto che ha reso questi enigmi di questo mondo particolarmente semplici. Perché alcuni. A me praticamente. Cioè, mi ha tenuto fermo tipo, almeno qualche minuto. Tra l'altro, grazie al suggerimento di Christian in chat. È riuscito a risolverlo, se no sarei stato lì a pensare per altri un paio di minuti almeno. Dov'è il gatto inquietante? Ma non è inquietante, poverino. Dov'è? Gatto? Questo l'abbiamo fatto. Tra l'altro, dov'è? Ah, eccolo. There's many memories stored here, many impossible things. It acts as a record of sorts, much like a photo, Tutti i gatti trapped sono in a moment. inquietanti, addirittura. I'm glad there's someone new to experience it. Bravo, gatto. Allora. Buonasera, Metal Green. Buonasera, benvenuto. Sto... C'è roba che è interagibile, altra no. Non capisco in base a cosa, però vabbè. Non cambia nulla. Posso fare l'orso che va... No. Siamo fatto col nastro. Sì, è un po... È un nastro che si sembra che si stia sciogliendo, diciamo. È una roba strana. Sta grafica così la adoro, ci sono tantissimi videogiochi così e preferirei mille volte così che grafica iperrealistica. Sì, ci sta. E penso che sia una grafica che non invecchi. Questa qui, ad esempio, della grafica iperrealistica che invecchia quasi subito. Sono sicuro che graficamente parlando, questo gioco sarà giocabilissimo anche... Tra 5 anni, assolutamente.
Buonasera, Ghostface, buonasera. Direi, andiamo al prossimo livello. Che finiamo questo mondo. Il biocarbo perfezionato di Raya. Cosa farne? Non invecchia a carattere e non necessita di PC ultrapotente. Esatto. Esatto. Tra l'altro, brevissimo recap della trama di questo gioco, che è molto semplice ma c'è. Noi siamo una persona, probabilmente l'assistente di laboratorio, non lo sappiamo, che sta vivendo una simulazione di... forse ricordi di questi scienziati, questi cinque scienziati, che stavano lavorando a un macchinario per invertire il cambiamento climatico. Perché abbiamo visto che nel mondo moderno, nel mondo vero, il mondo è super, urbanizzato, inquinato, è una merda in poche parole. E Milano fra 10 anni, diciamo. Abbiamo detto 25 anni, Milano fra 25 anni, eh. Insomma, l'incubo di Celentano. Quindi ci hanno mandato qui per recuperare questo coso. Nel frattempo bisogna risolvere gli enigmi per andare avanti, molto semplicemente. E c'è il gatto, che è una specie di intelligenza artificiale che ci guida. Lo stagista schiavo, sì. Non lo so se in realtà siamo un personaggio che ha un nome e un cognome, perché non lo sappiamo ancora. Secondo me, se vedi bene, vedi il logo dell'Aperture Science. Non lo so, non penso che sia GLaDOS. Coso. Il gatto. Allora, qui... ah, è a pedana questo. Ah, rimane carico per un tot. Quindi qui c'è una batteria che si scarica. Penso che qui semplicemente bisogna fare così. Rompi il muro e si va avanti. Oddio, forse è meglio... no, si passa comunque, sì. Questo è abbastanza semplice anche questo, mi sembra. Sì, abbastanza semplice. Really gets your heart pumping. Well, if you have one, of course. Perfetto. Ragazzi, non l'abbiamo accarezzato. Ecco. Abbiamo qua una leva che attiva il coso. Ma... ah... cardiopalma o cardiopalma? Io ho sempre sentito cardiopalma. Ma in teoria se faccio così... funziona? Perché c'è la batteria? Mettiamolo dritto. Sì, funziona. Cioè, è come sembra di giocare un enorme tutorial, però il gioco non inizia mai. È una strana impressione che mi dà questo gioco. Quelli di progetto? Dustin. Ah, Dustin l'abbiamo già visto. Posso farlo apparire? Cursed creature. Qua c'è scritto non dare da mangiare. Una serie di cereali. Oh no! Povero Dustin. Fammi invertire, va. Abbiamo tutti quanti... ah, questo è un altro Dustin. E questo è un altro Dustin ancora. Quindi cosa cambia? Niente. Cioè, sono semplicemente... oddio, poverino. Bloccato lì per sempre, tutta la vita. Wow. Abbiamo ucciso un Dustin, tra l'altro. Non so se serve a qualcosa o se è roba opzionale questa, perché mi sembra che l'enigma sia abbastanza semplice. Foto, pedana al contrario, rifai la foto e semplicemente penso, se ho capito bene. Li faccio così, piazzo lì. Così metto sotto carica. Esatto, faccio la foto, visto che è ancora una foto. Fai... metti qua e abbiamo fatto, in teoria. Sì.
Buonasera, Yogurt Cereali. Buonasera a tutti. Buonasera, non mi che sto facendo. Immagino pausa sigaretta. Comunque, grazie per il beat. Penso che questo gioco, più che fare degli enigmi complessi, vuole raccontare una storia. Time is finite. We mess with all the time in our workspaces. Thing is, we can't fool ourselves much longer. The time that runs out, we won't get back. Cioè, così funziona, no? Cioè, andata. Your speed is impressive. Quello che fai sempre è cercare di conquistare il mondo, esatto. Esatto, bella sta città, mi è piaciuta. Bravo gatto. Oddio, la coda, l'ho notato adesso. Ah, sta trapassando semplicemente. È compenetrata con lo sdraio. Pensavo fosse una coda strana e invisibile. No, niente. Questo? Greetings from Stonehenge. Ah, c'è proprio Stonehenge qua dietro. Ciao gatto. This is so fascinating. I've always wondered about your world outside. I must know, does it still look like this? Stonehenge? Ma non ho idea. Quindi io posso fare la foto... Fai vedere se funziona. Se io faccio la foto a questo, così, come mi esce fuori? Giusto per curiosità. Intanto non mi serve a nulla farlo. Credo. Mi esce la foto, un pezzo qui. Ah, ok, mi ricrea anche il mondo dietro. Posto. Perfetto. Quindi qui semplicemente è... Tutto qui? È molto veloce. Ma penso che una foto al volo potrebbe funzionare, penso. No? Se me la piazzo sotto. Dica. Ah, dici niente. Va bene. Mi ho fatto tutti i livelli, no? C'è ancora una roba sopra qui? Ah, vedi che c'è un altro livello. Never mind. I complessi, vabbè. Pure il gatto c'ha i complessi qui. Ci dovrebbe essere, penso, l'ultimo livello. In teoria è quello più complesso. Vediamo. Musica rilassante ma anche malinconica, vero? Vero. Non ho macchine fotografiche, tra l'altro, in questo momento. Oddio. Che cazzo? Ma che minchia? Ok. Va bene. Che cosa sta succedendo? Basta con la droga. Ma... c'è qualcosa che... C'è qualcosa che non quadra in questo momento.
Va bene. Questo gioco con una cannetta deve essere una roba incredibile. Oh. Sembrava che ci fosse il cancello. E invece... It's a bit clever, isn't it? Cilla Young was always fond of games. A good puzzle to keep himself busy. Ma non è un rompicapo. His workspaces were no different. Non sono illusioni ottiche, non è un rompicapo, gatto. I thought we came together to compare notes. I don't have anything new to share. Are you sure? There's always something new to explore here. Nothing of value yet, but soon. That was a nice idea, Aaron. Relaxing even. Thank you. But don't you think it's time we got back to work? Oh, va bene. Non c'è altro in giro, vero? Credo sarebbero da cercare le tessere del Mahjong collezionabili, ma... Sinceramente di fare i collezionabili non ho molta voglia. Andiamo avanti. Ecco, lì abbiamo il... Ah, c'è anche il gatto. Abbiamo il teletrasporto. Con il gatto che ci guarda. Ma non abbiamo... Non abbiamo la... macchina fotografica in quest'ultimo livello, quindi non possiamo fare foto e nulla. This is a disaster. I need to speak with Miriam before this gets any worse. Where has she been anyway? She's so busy with her work I haven't seen her outside her space in a while. I'll give her a call. This can't go on. Tra l'altro, piccola cosa che mi ero dimenticato nel riassunto della trama. Tale Jamie ci sta aiutando nell'esplorazione di questo simulazione, ma in realtà non sappiamo chi sia, non l'abbiamo mai vista in faccia e basta. Se vogliono fare un plot twist lo faranno su Jamie sicuramente. No, Jesse, non Jamie, Jesse. Jesse, scusate. Buonasera, Vado di Suri, grazie per essere passato. Buona lettura. Oddio. Oh, wow. Sì. Va bene. Quindi... Torno indietro, ho cambiato qualcosa. Decisamente sì. Ma scusa, io prima sono passato di qua. Ma sono cose che si generano con trigger. Cioè non è che fossero... Peccato prima perché non lo so perché. Io non l'avevo saltato forse. Bello che ci sono queste piattaforme invisibili all'occhio, ma questo è un un'indicazione su dove andare. Dritto passi una colonna, sinistra, giri intorno e torni giù. Chi diceva che la follia era rifare la stessa cosa ancora e ancora aspettandosi risultati diversi? Bello, bello, bella sta città. Smontaggio 226. Momento Ubisoft. Non Ubisoft, perché Ubisoft è più bello. Schemi del filtraggio per Halulung. Quindi bisogna passare... Dove sono queste colonne? Sono... Ah, sono quelle le colonne. Quindi passo a destra di quella lì. Ok, non mi sembra complesso. Proviamo, vediamo che succede. Quindi se io faccio qualsiasi stronzata fatta male,
io non raggiungo il posto, ma... No, no, me lo ricordo. Così? Teoria. Ah, là? Hai visto? Bravo gatto, non hai fatto niente. Sei stato zitto, sei stato bravo. Il teletrasporto deve essere alimentato. Abbiamo bisogno di una batteria. Mi hai detto 1B. Mi hai detto 1C, 1C, 1A, 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 1C. Ah, c'è una macchina fotografica. Si passa? Posso fare una foto? Che mi serve? Facciamola. Nel dubbio la faccio. Qua si può entrare? Sì. Va bene. Ah, anche qui è così. Aspetta. Ma se faccio... Allora, aspetta un attimo. Se io lo metto qua, invece, lo metto qui io. No, mi sa che sono troppo distante. Guarda che sono troppo distante. No. Proprio l'altro lato in realtà l'ho fatto proprio male. Aspetta. Ah no, non è in base a dove lo posizioni, ma in base a dove... Scusami, se faccio un'altra foto... No, è sempre un... una colonna. Devo andare indietro tutto. Lasciamo così. Non so se la macchina fotografica serve o no, però... In teoria sì. Come dovrei... Cioè, non c'è nessun indizio o nulla. Diventa... sto coso e basta. Prima di dirmelo aspetto un attimo, prima di provare a capirlo per una volta che abbiamo un enigma, è vero. Aspetta. Non mi sono perso nulla, vero? No, no, no. Quindi devo semplicemente recuperare la batteria. Tutto qui. Scusa, che cazzo? Non c'è niente? Ma è un bug? Non ha fotografato la batteria? Ma che cazzo? Ma se faccio così, aspetta. Se rompo la le colonne. No, rimane sempre così. Se faccio così... No. Mi uscirà quella roba lì. Fatta male. Sì. Esatto. Qualcosa che non mi quadra. Perché adesso non mi fa più la foto a... Aspetta. Lo faccio prima di andare lì. Vedo qualcosa. No, è sempre uguale.
Non comprendo. La cosa degli armadietti non penso che... Prima di triccare la colonna, puoi fare la foto, ma l'ho fatto in teoria. Per avere la foto con la batteria. Ma l'avevo già fatto. Aspetta. A parte che voglio farla da questo lato, non si riesce. Va bene. Così. Però mi fa in teoria la foto alla colonna con sopra disegnata la batteria. Non mi fa la foto alla batteria. Aspetta un attimo. Devi fare in modo di avere di arrivare alla colonna dalla prospettiva della fotocamera. Tu dici? Quindi non devo... Ma... Aspetta. Strano. Che io... Non posso non attivarla se mi avvicino da qui. Forse devo fare come ho fatto prima, fare la foto... Per ruotarlo. Aspetta. Dal lato opposto al cancello. Dici? Così? Però se faccio così. Il problema è che mi sembra che appena faccio lo scalino diventa una colonna, o sbaglio? Forse devo rompere un paio... Proviamo a fare una cosa. Usando le fotografie. Devi provare una cosa. Se io faccio così... Così rompo tutto, no? E va bene, posso avvicinarmi tranquillamente da qui. Quindi triggerò la colonna. Faccio la foto? No, però così non va bene. Avrei un'idea. Dall'altra parte della colonna, coi quadrati neri, posizionare la foto? Quindi così? Cioè, quindi io mi devo mettere qua. Attivare la colonna e poi fare la foto? La foto dalla parte della colonna in cui escono i quadrati neri. Quindi non così. Così mi ritrovo sempre con sta roba qui. Buonasera, Evzok. Quindi devo... Ma perché prima... Allora, se io faccio la foto senza triggare la colonna, mi viene una colonna vuota, corretto? Corretto. Però comunque... Se ho fatto la foto, se faccio la foto della colonna vuota, che quando mi avvicino diventa una colonna. Io non ho ancora capito. Intanto provo a fare una cosa. Prendi questo. Io voglio arrivare senza il cancello.
cancello lo leviamo. Va bene? E sì, voglio fare. Voglio mettermi esattamente in linea con la macchina fotografica, in teoria. Quindi dite che devo fare la foto così. Nella foto deve esserci la colonna. C'è anche il suggerimento del menu di pausa, volendo. In teoria l'ho fatta la colonna, però mi viene comunque storta. Perché c'è la prospettiva da quel punto, non dalla telecamera. Mi viene comunque una colonna diversa. O no? Esatto. Mi esce comunque una colonna. Così non... No, così no. Ho anche distrutto la roba laggiù. Allora, torniamo indietro. Quindi, sta colonna bisogna attivarla, altrimenti non c'è... Altrimenti non c'è la batteria. Praticamente devi fare la foto ai quadrati, poi devi posizionarli dalla parte opposta al cancello per ottenere la colonna completa. Parte opposta per ottenere la colonna. Ah, quindi devo completare la colonna, dici? E però... Posizionare la foto dalla parte opposta al cancello per ottenere la colonna completa. Buonasera, le crew. Vediamo se ho capito. Quindi voi intendete... Faccio apparire la colonna. Tipo così. Perché effettivamente la colonna è completa per metà. Però come faccio a fare la foto dall'altro lato? Dalla parte nera. Quindi devo avere la parte nera verso la macchina fotografica? Così? O no? Non sto capendo, giuro. Per una volta che abbiamo un enigma... Faccio la foto. E questa dove la piazzo? Piazzo al posto di questa? Ma così? Così non penso che abbia senso. Teletrasporto distrutto. E mi esce questa roba qui. No, e non posso piazzare una foto qui perché si rompe il teletrasporto. Quindi io devo avere la colonna nera, dite, dal lato della macchina fotografica. Faccio la foto. Devi farlo col lato della batteria. E infatti, però non posso perché... Oddio, aspetta un attimo. No, torno indietro. Quindi io... Faccio una cosa. Prima faccio la foto. Prima faccio la foto. Così tolgo il muro davanti, perché non posso fare la batteria lato coso. Devo levare sto muro, per forza. Sennò non posso mettermi a fare le cose. Chiaro, no?
Devi farlo col lato opposto alla batteria. Eh sì, se riesci a far cadere la batteria sulla foto? Che proietti? Far cadere la batteria sulla foto? In che senso? Lato batteria, foto, lato foto. Poi girando ti trigger i quadrati e metti la foto. Ma sarebbe una foto dello stesso lato. Quindi così. Tu mi dici metti questo e poi gliela metti dietro. Però non mi sembra che abbia un granché di senso. O la stiamo proprio ragionando male. Quindi così tu intendi. Per completare la colonna. Ma la colonna la cancella, il fatto è quello. Cancella completamente la colonna, rimane comunque così. Non ci deve. Ci deve essere qualcosa che non mi è chiaro. Aspetta un attimo. Proviamo a girarla la foto, visto che possiamo girarla, non so. Proviamo a fare. Cazzo, insomma, una stronzata. Prova a togliere il pavimento da sotto la batteria, così cade. Ah, dici? Proviamo. Tanto. Tipo così. No, non è caduto. Devo piazzare però senza romperla perché si rompe quella batteria. Beh. No, così rimane. Però aspetta. No, è comunque rimasta una colonna. Grazie mille, Alder. Bentornato, Alder. Grazie mille per l'abbonamento. Era da un po' che non ti si vedeva. Grazie mille per l'abbonamento al decimo mese. Grazie mille. Capito, Amy? Cos'hai capito? Non sto. Non sono sicuro di aver capito. Tu cosa hai capito, Amy? Allora, io posso provare a fare così, a farla effettivamente cadere, ma non mi cade. Perché comunque rimane appesa. Cioè. Esatto, rimane comunque così. Fai la foto senza la batteria, poi fai la foto alla colonna con la batteria e posizioni la foto sopra il piedistallo. Fai la foto alla colonna, poi ruoti di 90 gradi. Tipo così? La colonna comunque rimane una colonna. Il problema è quello. Anche se la giro è comunque una colonna che ha quella skin, ma è comunque una colonna. Anche se la tengo. Cioè, non. O intendete altro? Fai la foto senza batteria, poi fai la foto alla colonna. Con la batteria. La posizioni sopra il piedistallo, perché altrimenti non ha senso che ti faccia fare la foto senza batteria. Allora, una foto alla batteria. Una foto alla colonna senza batteria la facciamo. Magari un bug, non credo, perché abbiamo il suggerimento volendo, abbiamo visto nel menu. Possiamo vedere qual è il suggerimento. Scusa, ma che cazzo? Cazzo di senso ha sta roba? Cioè basta piazzare una foto così? E la cosa. Ma che. Quindi non doveva triggerarsi la colonna? Ma semplicemente doveva andare a ficcare una. Buonasera, Alder, buonasera. Boh, non ho capito. Ma qual è il suggerimento adesso? Scusami. Suggerimento. Perderai sempre la batteria se ti avvicini al piedistallo su cui si trova. Quindi.
In ogni caso non bisognava attivare la colonna. Non ho capito comunque. Non ha un granché di senso questo enigma. Cioè, quindi... Non si è cacciata la batteria per Dio solo a quale motivo. Cioè, finora abbiamo visto... Faccio la foto a qualcosa... Applico la foto su quel qualcosa si cancella. Cioè... Se io faccio così, faccio la foto a sta roba... Faccio così... La ficco sulla macchina fotografica, la macchina fotografica cancella, non è che cade dal cazzo di nulla. O le con le batterie funziona così, appunto. Scusami. Solo la batteria rimane? O funziona così solo con le batterie e non l'abbiamo mai vista sta cosa, però mi sembra strano. Vabbè. Un po' strana sta cosa, però ce l'abbiamo fatta. Don't you find it fascinating? The solutions our minds can cultivate when given the space and motivation. Grazie mille per il follow. Mi sono perso la prima live. Cos'è sto gioco? Scusami. Pochissime parole. Siamo in una specie di simulazione che ricrea i ricordi di alcuni scienziati che hanno creato un macchinario per fermare il cambiamento climatico. E semplicemente per andare avanti nei ricordi bisogna risolvere questi enigmi. Quest'ultimo enigma in particolare l'ho trovato un po' senza senso, ma scopriamo se è così effettivamente anche negli altri mondi. Cioè che io faccio la foto alla batteria... No, scusami. No, scusami. Vado a fare un enigma a caso, qua. Che sono sicuro al 100% che ci fosse... Una batteria. Da qualche parte. No, non qui. No, non voglio farlo. Abbandona livello. Era sotto. No! Qua ce n'era uno. Dov'è? Qua. Scusami, eh. No, non era qua. Questo livello non... No, io voglio vedere se è solo per quel livello o se è così sempre, perché non ha senso. Io voglio vedere se mi stanno prendendo per il culo o no. Ok, adesso la macchina fotografica. Qui non ci sono batterie. Proviamo ad andare al prossimo livello. Prossimo livello. Che qui non ci sono batterie. Cioè, non è che era veramente la prima volta che c'era una batteria e le batterie funzionano così e il resto del gioco no, ma non ha senso. Ma perché? Tipo questo. Ecco, qui ci sono le batterie per forza. Allora, dove sono le batterie? Ecco, qui c'è una batteria. Faccio una foto a questa roba. La applico sopra e cade la batteria? No, la batteria si cancella. Ma così si è presa per il culo, scusate. Ma l'ha presa per il culo allora. Boh. Cioè così sì perché l'ho tagliata. Non... Vabbè. Era un livello che non aveva senso. Volevano fare un enigma difficile, visto che finora c'erano enigmi troppo semplici. Hanno inventato un enigma che non aveva senso. Vabbè. Non che quella non fosse una macchina fotografica speciale? Dici che le macchine fisse fanno casini? Sembra strano. Comunque, l'abbiamo fatto sto mondo. Andiamo avanti, gatto, dai. Prossimo è... Mirren. Mirren's workspace awaits. She's rather special. The one who started all of this.
with good intentions, no less. She even made me, and for that I will always be thankful. Helen Mirren, non so chi sia Helen Mirren. Ho già sentito però come nome. Perché mi dice qualcosa Helen Mirren? Tra l'altro io ho nomi in testa, però non so chi siano, ad esempio. È un'attrice, eh? Tipo io c'ho dei nomi in testa, però non so chi siano certe persone. Tipo adesso non mi vengono in mente. A volte mi ricordo dei nomi, ma non mi ricordo chi sono le persone. Mirren was passionate with her studies. Oh, Carlo Martello, vabbè, è il tizio. Quello della guerra. Cos'era la battaglia di Poitiers? Era Carlo Martello? Comunque, non perdiamoci in aneddoti storici. Questo è il mondo di Mirren. Abbiamo nuovi. Negativo anche, cioè. Bisogna notturna caldo. Proviamo il negativo. Proviamo il negativo. Il gatto. Qui ha creato il gatto. Esatto, come il pittore austriaco degli anni 30, esatto. I'm rather fond of this structure. It makes me feel tall. Alto? Che senso? Higher and higher we go. Va bene. Ci sono delle formule alla lavagna, non so se abbiano un senso o meno. Che cazzo è? È un protogatto malato. È un incubo. È un capibara. Cos'è sta roba? Vabbè. Fisher Age notturno. Volendo, possiamo anche provare il notturno. Allora, per aspetto bloccato, prossimo. Iniziamo con. Dobbiamo prima esplorare un attimo l'area, eh. Poi facciamo i teleport. Ho detto che i guanti sono inquietanti. Va bene. Questo è l'ultimo livello. Fuori piove. L'altro livello, no, quello di prima. O no? No, qui ci sono altri ancora. Qui sono un po' di livelli, allora. Day trip fino a Plutone? Va bene. Mirren è un po' malinconica, eh sì, la pioggia. Sono d'accordo. Da quel che si capisce sembra che sia quella che ha creato il gatto. Ma probabilmente approfondiremo di più con gli audiolog. È una ossessionata, una appassionata di viaggi spaziali, penso. Per esempio Aharon era il pittore, l'altra era appassionata di musica. I've been staring at the wall for hours. It's quite beautiful in the way that it imposes upon the sky. If you know where to look, you can already see that there will come a day when the blue skies we take for granted are gone, replaced by some other darker color. I know it in my heart of hearts. But there's something hopeful about that purple. At the very least, it's not red. Il viola. Tra l'altro mi sembra proprio di capire che il messaggio di fondo di questo gioco è sensibilizzare sul cambiamento climatico, però non lo so. Se non riesco a capire che sta succedendo alla parete viola prima che della sua prossima visita, mi toccherà spiegargli la sua natura involontaria. Non so cosa farò se... Cancella.
Non è un glitch. In qualche modo ho precettato io la parete viola, il che significa che il suo comportamento insolito è causato banalmente da un'equazione non bilanciata a cui serve bilanciamento. Ogni effetto ha la sua causa, se non importa quanto, e non importa quanto prevista. L'unica cosa che è successa qui è che c'è un numero fuori posto. Posso, cancella, lo troverò e lo sistemerò. Ma perché c'è uno schifo a mezz'aria appeso? Cos'è? Sembra sporco sullo schermo, ma non è. È un... hanno cancellato male un'immagine? Cos'è? Mi succede a volte anche a me quando cancello... uso GIMP per cancellare le immagini e fargli il contorno e dimentico un pezzo. Mi sa che è successo quello. Vedi, sulla parte destra. No, no, non quello, la parte destra. Fuori dal blocco note. Sulla parte destra c'è una macchia. Che si vede solo quando apro il coso. E quando scontorni male un'immagine, quello è. Un po' strano. Oddio, si è spostato. Si è spostata anche la macchia. Ah, fa proprio parte del... Ma è un modello 3D? Ma è il retro del... Che cazzo? Cioè, in base a dove mi sposto, si sposta. È un modello 3D, no? Non è una macchia. Che cazzo è sta roba? È il blocco note. Che roba strana. Per assurdo, il gatto è la roba meno strana qui in mezzo. Those structures back there, they eluded Marin. Unusual things, but useful in their own way. Sono blu ste batterie? Sembra si stia diffondendo, non mi preoccupa. Sono blu ste batterie strane. Blu o viola? Penso semplicemente basti fare così. Ha messo il negativo, giusto? L'ho dimenticato. Oddio. Non si può applicare nulla quassù? Bisogna fare il giro allora, mi sa. Bisogna semplicemente fare così. Foto. Applica. Qui. E in teoria... Oddio! Il gatto in negativo. Perfetto. Bisogna girarlo semplicemente, il muro viola. Non era così complesso, eh? Signor gatto. Questo è incredibile. The system is self-learning, ever-growing. It can be used to build structures, new buildings, supported on its own energy. This could truly help push the principles of my research to new heights. I need to show this to Haraya immediately. I wonder how we're gonna reach that teleporter. È un materiale strano questo. Mirren was so excited about her work. Ambition is an infectious thing. Non ho sconfitto l'infezione, l'ho trasformata, facendo in modo che il violetto lavorasse per me in modi che possono cambiare, cambieranno tutto. Ho passato giorni a giocarci, come facevo con il primo set di mattoncini che mi aveva regalato la mamma e la bambina. La cinematica di ciò che ho creato è strabiliante. Mi sono sempre detta che la gente mi avrebbe seguita solo quando il mio lavoro avrebbe davvero spinto i limiti di ciò che credevo possibile. Possiamo fare questo e molto altro ancora con il violetto. Possiamo mostrare loro come costruire nuove realtà con una sostanza che respira come un organismo vivente e replica con lo slancio elegante di una macchina, ma non distrugge a meno che non lo vogliamo noi. Devo compiere grandi cose con il violetto. È una scoperta troppo colossale per non farne buon uso. Strano. Ma posso fare la foto, ah? Sono accorto di rullini. Devo trovare i rullini.
Quindi sta roba violetto non si può cancellare con le foto. Cioè, cazzo, potevano farmi la... Cioè, visto che mi hanno creato questa roba qui che non si cancella con le foto, mi mettevano prima la batteria viola a sto punto, no? Che cazzo. E me la giustificavo qui, che aveva più senso. Che abbiamo qua? Cogli cubo. Mi serve il cubo. Un dolce strano. Una tazza con un gatto malato. Veramente la fonte di ispirazione del gatto digitale. Addio gattino. Non ci vedremo mai più. Va bene. Mi ha rubato una tazza. Forse il cubo serve per salire. Proviamo col cubo. Perfetto. Un cielo. E non possiamo cancellare. Esatto. Esatto. Ma questo sì. Rollino. Curiosità, posso fare la foto al viola? No. Ah, quindi la foto attraversa il viola. Quindi io faccio la foto qui e la fico qua. Va bene. Where's that ring coming from? Dal fiore? Salve. You made it. Jesse. I'm so happy. Nice work. You're near the end of this wild maze. At least, as far as I can tell. The weather disruptor must be around here somewhere. It's Marin's life work, right? She must have stashed it away. Find it, and let's get you out of there. The weather disruptor? Marin's life's work? I see. Marin and the others developed a lot of potential solutions for your current climate worries. Mm-hmm. I'm sure one will be useful. Yes, I'm sure. Esatto. I'm sure you noticed by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Foto. Uno strapiombo, cos'è? Un attimo che ce n'è in mezzo le palle. Sinceramente questo gioco con occhi da profano sembra un sogno dopo una peperonata. Ma io pensavo più un viaggio dopo una cannetta. Però sì. Volendo sì. Può passare la fotocamera, esatto. Quindi posso faccarlo qua. Picco qui. Foto. Ah, bello, ho capito. Ho capito. Questo si ficca qui. In mezzo a quelle due. Che li fa da ponte. Visto che non si cancellano, in teoria. Perfect fit. Più o meno. An elegant solution. Grazie. Quanto in alto possiamo arrivare? Non abbiamo limiti. Semplice, penso, no? Ah. Looking around me now almost feels like seeing into the future. How exciting to think that one day our cities could look like this, could breathe like this. It's never too early to change the world. Volevo usare questo materiale per costruire nel materiale, diciamo, ecologico, non lo so. You remind me a lot of Mirren, you know? Sì. Always taking new information, mastering it quickly. Ah, ecco, sì. Ingenuity. From what I've gathered,
Having a passion to strive forward is the first step to accomplishing many things. Sì. Bravo gattino. E... stavo pensando una cosa. Ma il quinto scienziato chi è? Finora il quinto scienziato non l'abbiamo beccato. O sì, o l'ha menzionato. Perché Aharon, Hiraya, Chilung e Mirren sì. Ma il quinto chi è? Siamo noi? E Jesse? Non... secondo me non è uno scienziato. Guarda, se sentite del rumore di fondo è cuore che sta suonando. Mirren always loved her research corners. E lo spazio deve essere alimentato. Ma quindi se io faccio così, esatto, non mi fotografa niente e non posso cancellarlo. Quindi questo qui è una teletrasporto fatto con quel materiale viola. Quindi sì, ancora a maggior ragione. Cazzo, mi facevi la batteria viola, così non si poteva cancellare e cadeva giù, aveva più senso. Proprio una caduta di stile brutta quella di prima, dell'enigma che non aveva senso. This work. I see now that it's only part of the solution. What we need is a grounded catalyst that can place full control over the atmosphere directly into our hands. A machine to offset the RISE project's nitrogen emissions. The missing piece of the puzzle that will bolster the architecture's weaknesses. Kate, can you archive this batch of results? I've a brilliant idea that I need to diagram. Quindi Kate aiutava anche con i progetti. Progetto costruzione violetta. Un'altra tazza? Oddio! Va bene. Ma il cancello è... i enigmi precedenti erano più immediati. Avevano senso i enigmi precedenti. Erano semplici, e mi stavo lamentando anche il fatto che erano troppo semplici, però avevano senso. Avevano una coerenza. Tra l'altro Ha Lung non è... l'altro Lung. È un altro Lung? Guarda queste tazze qua. Dove bisogna... giù? Questo è sempre violetto. Tu scoprite se erano pubblicate in un'edizione rivista un giorno. Non mi ricordo come si chiamava. Era qualcos'altro Lung, ma non era Ha Lung. Dove cacchio? Io qui devo ficcarci una batteria. Ma che devo fare? Ci sarà una batteria in giro che non vedo? Da fotografare? Abbiamo visto un secondo fa come si chiamava. Tanto che sia lungo, esatto. Soprattutto l'ha fatta ieri le crew, quindi... sembra di capire che vi capiate bene. E che... a parte che... aspetta un attimo. Mi sta facendo impazzire il cervello il colore negativo. Mettiamo bianco e nero per favore, che almeno si capisce qualcosa. Scala di grigi. Allora, niente. C'è qualcosa da fotografare. Ah, eccola.
Quindi in teoria, esatto, io penso qui la batteria cade dentro. Sì, quasi. Va bene. Ah, ne servono due. Faccio un'altra foto. A posto. Bastava capire come funzionava. Ma questo non è il violetto esatto, quindi posso fare la foto. Che abbiamo bisogno ancora della batteria, una sola però. Una sola batteria. Ah. Una batteria che non può essere fotografata. Però posso, in teoria, sotto vedo che potrebbe essere forse... Esatto. Proviamo a fare così. Caduta giù? È caduta giù. Buonanotte, Amy. Grazie per essere passato. E così? Così? Aspetta, no. Così. Prova così. No, così no. Così. Mi devo passarci sotto, quindi così. No. Che cazzo lo piazzo? Allora, teoria così. Va bene? Ne faccio un altro. Lo metto a fianco, guarda. A fianco qui. Non ci arrivo. Più angolata. Voilà. Ho incastrato. La puttana. Così. Dio santissimo. Allora... Ficca la manina, non posso. Così. Allora, leviamo sto pezzo. One piece. Così. Non ci arrivo. Più su giù. Prendi la batteria. Prendi la batteria, non ce la fa. Mi sento un idiota. Allora. Di quella puttana di Eva. Allora. Facciamo un'altra foto. Magari questa foto non va bene. Vai così. Questo. E lo mettiamo così. Dai. Ce l'abbiamo fatta? Scendi giù. Due anni per fare una stronzata, l'ho messo. Un pigliare per il culo, gatto. Ok, I do have a first build. I can't say that I'm happy with how it's turned out, but it is a start. That counts for something. Ok, I'll run the test just to have the data. After that's done, we'll leave this workspace behind and begin again. Cominciamo. Rise high. Goccia di pioggia, goccia di pioggia. Quindi quello è impazzito male? Ciao gatto. Non volevo carezzarlo. Alla fine somiglia veramente a Portal. Ma in parte sì, ma... Secondo me non ci arriva a livello di Portal questo gioco. Allora, quindi qui non possiamo rompere. Ciao gatto. Posso fare una sola foto. In teoria devo fare così, corretto? Quanto ho fotografato attraverso, giusto? No, non ho fotografato tutta la leva. Ecco, così. Piazza.
Ah no, non ho fotografato tutto il tubo. Niente. Quindi così. Teoria. Ci siamo. Abbastanza easy questo. True freedom from constraints. Bene. I've been pondering about your search. Sì. I'm wondering. This weather disruptor? I know of it. Ah sì. I'm right, then you're not too far away. Va bene. Tell me, is this your solution to heal the world? Quanto pare. L'unica cosa che possiamo rispondere è accarezza. Che cazzo è sto schifo? Una lasagna con le salsicce sopra? Cos'è sto incubo? Poi i biscotti al burro? Va bene. Delle tartarughe, cioè tartarughe, il pane tartaruga con le, cosa sono, fichi secchi? È una trappola, sì, madonna. Ma che è? Oddio, che incubo. Va bene. Quindi abbiamo bisogno di una batteria. Sogno dopo la lasagna Canon, va bene. Safe to say the party was a success. Alung was right, as much as I Alung, è un'altra persona. I enjoyed myself, but ne sarà Alung il quinto. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. È a lungo il quinto, per forza. Always sparks innovation. Beh. You're collaborating too. Sì, con Jesse. The phone calls, they're lovely. I hope the two of you find your own sparks of innovation together too. Purtroppo mieloso sto gatto, però mi sta iniziando a stare sulle palle. Posso piuttosto sussurrare la mia risposta? Come, scusa? Immaginazione? È necessario un senso del luogo. La rotazione deve avere un ruolo. Tenere l'infinito nel palmo della mano e l'eternità in un'ora. Non ne ho la minima idea, ma guadagno punti per aver fatto colpo su di te con la poesia? Posso piuttosto sussurrare la mia risposta? Proposte di soluzioni valutate dalla geniale designer in persona. Hiraya, numero 1, non è granché. Come congettura, non è granché come congettura. L'immaginazione è d'obbligo per ogni cosa che facciamo qui. Numero 2, c'era quasi. Numero 1, Alung. Numero 1, una buona citazione, punti assegnati. Numero 2, audace. Aharon. Numero 1, c'era quasi. Numero 2, passabile se c'è qualcuno che può colpirmi con discorsi sul design, è lui. Che cazzo vuol dire sta roba? Risolvere il rompicapo di Mirran. Gabbia quadrangolare. Nessun accesso da sopra o sotto. Diventa una matita. Suggerimento di Chilung. Come fa una matita a sollevare una batteria? Difetto critico in un piano altrimenti geniale. Trasforma la batteria anche in una matita. Il geniale Chilung colpisce ancora. Forse stiamo rischiando di perdere di vista il punto della situazione. Grazie, Raya. Chilung continua a insistere che la sua idea della matita fosse valida. Suggerimento: usa la fotocamera. Io. Chilung, riguardo usare la fotocamera. No. Chilung e Hiraya continuano a rifiutare i suggerimenti di Mirren. Non si risolverà in fretta. Rompicapo di Mirren. Ah, è questo il rompicapo. Ecco il rompicapo. Quindi devo... Com'è possibile tirar fuori una batteria da qui? È possibile in qualche modo. Ma come? Che cancello tutto? E c'è il viola sotto. Non era lei che diceva che era fascino sul faccio... Sì, è coccoloso, però continua a riversarmi ovvietà addosso. Forse zitto, forse sarebbe più carino il gatto.
safe to say the party was a success. Alabang was right. As much as I hate to acknowledge his genius, I enjoyed myself, but there's still work to do. Kate, can you compile the solution submissions? I want to have a laugh going over them again later. Quindi c'è questo enigma che ha creato Mirren e che loro hanno cercato di risolvere. Fammi rileggere qua. No, fammi cancellare la foto, ecco. C'era tutto. Perfetto. Allora. Allora. Risolvere un rompicapo di Mirren. Gabbia quadrangolare. Nessun accesso da sopra o da sotto. Diventa una matita. Suggerimento di Chilung. Diventa una matita. Come fa una matita a sollevare una batteria? Trasforma la batteria in una matita. Forse stiamo rischiando di perdere il punto di vista. Di perdere di vista il punto della situazione. Chilung continua a insistere che la sua idea della matita fosse valida. Suggerimento: usa la fotocamera. Grazie al cazzo, usa la fotocamera. Chilung riguarda usare la fotocamera? No. Non c'è nessuna matita, infatti, in giro. Oh sì, c'è una matita? Tipo, se io faccio... Oddio. Perché è caduta? Ma è un bug che è caduta. No, si è rimessa in piedi. Scusami. Adesso è sotto. La matita del trucco di Joker 2008? Cosa? Consiglio, usa WASD per muoverti, più o meno. Il livello è quello. Allora, non c'è nessun accesso da sopra. È impossibile spostare la batteria, scusami. Non posso neanche fotografarla. Come cazzo faccio? Sa che ci sono. Faccio la foto a questo e metto questo dentro la dentro la gabbia. Funzionerà? Questo era bello. Questo era un bel enigma. Cazzo, questo sì. Non quello di merda che fai la metti la roba sulla batteria e cade a nulla. Questo è un bel enigma, cazzo. Porca puttana. Aspetta quello di prima. Onwards and upwards. Va bene. Ogni tanto qualche cosina. Si riprendono ogni tanto. Sfida facoltativa. Ah, queste sono sfide facoltative, queste qua. Vabbè. Teletrasporto deve essere alimentato. Ho bisogno di 4 batterie. Ho 2 foto però. Aspetta. Forse è tipo prima? Quindi così? Quindi così? No, non ha senso. Allora, così. Piccola giù. Poi così. Mettila qui. Un'altra. E però me ne mancano altre 2. Ci sono altri rullini in giro. Una penna. Ci abbiamo ancora questo volendo. Che però non possiamo...
E non possiamo spostarlo questo. Aspetta, Allora. Raccogli il rullino e ne abbiamo solo due. Quindi abbiamo solo due foto. Solo due foto. E dobbiamo mettere quattro batterie. E matematicamente come facciamo? Le posso duplicare. Devo avere già due batterie. Ah no, ci sono forse. Forse ci sono. Quindi così la ficco lì. No, però comunque sono quattro adesso, però... Però non c'è quello. Non posso portarli lì. Allora. È l'unico modo. Perché io ho solo due foto. A meno che non trovo un altro rullino in giro. Niente. Caputtana. Perfetto. Così. Lo ficco qui. No, però comunque... Non lo cancella così. Eh sì. Come giusto che sia, non come prima che non si cancella. C'è ancora un quello prima, l'enigma di merda. Non è che c'è un'altra batteria nascosta che non vedo? Vedere sotto. Non c'è niente. Wow. No, non porto mai ancora, esatto. No, il fatto è che vedo che hanno delle capacità, ma quell'enigma di prima era la merda. Così ho due batterie però. Me ne servono altre. Mi serve ancora un rullino, altrimenti non posso. Però ne ho due qua. Ma queste due non posso tirarle fuori. Allora. Secondo me è tipo quello di prima, l'enigma in realtà. Ma con una variante. Quindi proviamo a fare... Solo che c'è sto piedistallo, mettiamoci qua. Mettiamoci così. No, così non funziona però. Quante foto puoi fare? Solo due. Ho solo due foto. Posso fare questa. Che mi crea un'altra. E poi... Oddio, l'ho uccisa. Così, volendo, ne ho due. Poi faccio questa. E ne ho altre due. E arriviamo a quattro. Però poi non posso portarle lì. Allora, forse... Oddio, così cancella anche la batteria, giustamente. Perché non è blu. E che c'è? No. Non...
trovato Venere. Se ci fosse anche solo un rullino in più, si fa. Il problema è che non abbiamo un rullino in più. Oggi sembra meglio. No, no. Abbiamo trovato degli enigmi più complessi. Abbiamo trovato anche uno che non aveva senso, purtroppo. Ma questo effettivamente è un po' più complesso rispetto al rispetto agli altri. Anche buonasera, Meniz. Ho bisogno di 4 batterie. Ma ne posso ottenere massimo 2 io. Se avessi una foto in più potrei farcela. Ecco, a meno che non c'è un'altra batteria nascosta, ma non mi sembra di vederne in giro. Proviamo a vedere sotto, ma non mi sembra. Non mi sembra proprio. Ho capito. Ho capito. Forse ho capito. No, perché faccio una... Aspetta, devo duplicare i rullini, è l'unico modo. Allora. Ho provato che una foto sola. Così? Così ho anche una batteria. Aspetta, se faccio così... Rullino e rullino. No, aspetta. Non prendere questo rullino. Facciamolo di nuovo. Te posso farlo all'infinito. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ok, questo era molto più interessante come enigma, eh. Devo fare la foto anche al rullino, così lo duplico. E così sì, ho infiniti rullini. Ancora una, ci siamo. Anzi, basta fare così. Questa era una bella idea. Questa è una bella idea. Questa è una bella idea. Prossimo. Mi sembra di capire che quelli opzionali siano più difficili. Perché si sono detti, almeno quelli che devono fare il main game fanno quelli più semplici. Cioè, fanno il gioco principale che è enigmi semplici, mentre quelli opzionali sono un po' più complessi. Ci può stare, però, per fare in modo che lo finiscano tutti. Non lo so, però... sebbene la sua musica non sia di mio gusto, devo ammettere che Iraya è meravigliosa quando suona la chitarra. Ha promesso di passare a suonare di nuovo per tutti noi. Ha Lung era felice di vedere il mio entusiasmo, anche se sospetto che attendiamo con impazienza la sua prossima jam session per motivi molto diversi. A lui è piaciuto molto il suo repertorio, ma lo apprezzo semplicemente... Io apprezzo semplicemente il modo in cui mi ha dato ispirazione. Onde sonore, anzi vibrazioni acustiche per essere precisi. Ormai è da un po' che fatico a risolvere il problema della distanza, ma il suono può propagarsi più velocemente della luce. Se riusciamo a estendere le frequenze giuste, allora il controllo atmosferico sarà nostro. Devo effettuare altri test prima di condividere le mie teorie con gli altri, ma non mi sentivo tanto invigorita da quando avevo completato per la prima volta... No, la prima versione funzionante, violetta. Ad Malora. No, Ad Maiora, o è Ad Malora? Non si penso che sia una I o una L. No, è una I. È una I. Sopra la I è diversa dalla L. Sì, sì. Ad Maiora. Ad Malora forse è un po' porta male. Chi fa musica? Oddio, il gatto in televisione. Ad Malora è andato tutto a Malora, esatto. Ah, sì. Funziona onde sonore? Semplicemente penso che vada duplicata la radio. No? Such a funny thing. Mirren shared with me that it travels faster than...
Ci siamo? Per vedere cosa c'è sotto però. Ad fanculum è il livello più bello, sì, è il livello successivo. Ancora questi incubi che si mangiano. Va bene. Comunque sì. Questa è un'idea carina. Questo l'ho sentito? No. Brilliant. A great way to communicate. It's interesting. That's a show. Does this mean when I practice my guitar you'll be able to give it a listen? Let's not push it. All right. Posto. Bello. Everyone deserves to have a bit of fun, even in the throes of work. A beat that just makes you wanna get up and dance. And also power a teleporter out of here. Perfetto, quindi semplicemente ficco questo qui. Qui. Ecco, gli enigmi del gioco principale sono veramente semplici. Sono veramente stupidi. Sono gli enigmi. Sono enigmi opzionali che sono quelli belli. Sembra di capire. Fuori portata, a portata. Along è vero, non abbiamo mai sentito la voce di Along. O è muto, chi lo sa. Telefono. Good to hear from you, bud. You've got to be close now. It must be coming up. Man, I wonder why they abandoned this place. Everything has been so bizarre. Well, I'm sure we'll find out soon enough. Go for gold. Questa ormai ci sono le frasi generiche. Mirren's final project. I had nearly forgotten. I think. Never mind. You still have some way to go. Let's carry on. Va bene. Foto. Onda sonora. È un prolungatore di onde sonore questo. Semplicemente così? Però è storto. Così sì. No, ancora troppo lontano? Così? Va bene così? Ecco, adesso sì. Questo l'ho sentito, sì? No. The electronic output stimulates carbon, hydrogen, and oxygen molecules in the air, assisting to promote rain or snow. Oh, it's nearly perfect. Haraya didn't believe I could get this far. Even Alueng doubted me. I just need a few more tests. Just a few more. Sì, sono d'accordo. Sono veramente questi enigmi che sono a livello di demente, secondo me. L'hanno fatto per far completare il gioco principale a tutti quanti, secondo me. Che come idea ci può stare, però. Che è sta roba? Aspetta un attimo, c'è qualche cosa da ascoltare, cosa da vedere? Onde sonore attraverso il vapore delle nuvole. Meccanica fluida. Ciao gatto. Quelli mappa. Oddio. I wonder, is this how your world appears from a bird's eye view? It's rather spacious. Does it still look like this? Boh.
Ah, hanno messo anche le bello. Proprio le alture sono alture in 3D. Cioè, carino che ci ficcano queste cose opzionali, ma non servono a un cazzo, effettivamente. Sono solo per flexare che hanno delle belle idee, ma che non servono a niente nel gameplay. Non... vabbè. Comunque, ce la facciamo andare in tempo? Allora penso che bisogna semplicemente fare... foto. Però in teoria... no, non ce la facciamo. Ma... questo basta semplicemente fare così? Aspetta. Fotografo questo. Esatto. Questo lo metto qui. E si ficca qui. Così sono vicino. No? Perfetto, quindi questo... ah no, questo è fatto col violetto, quindi non si può fotografare. Però anche il teleport non si può fotografare. Siediti, questo cos'è? Ah, quindi devo fare un... penso che debba fare semplicemente un percorso. Lo ficchiamo qua. Così. Funziona anche se sottoterra? Sì. Questo lo picco qui. Ho finito i rullini. Devo arrivare fin laggiù? Aspetta, allora. Con due foto non ce la farò mai. Cioè, ho un solo rullino. Ce ne devono essere altri in giro. Note sul metodo lattice Boltzmann. E la cinetica delle onde sonore. O c'è qualcosa lì che non vedo? Non c'è niente. Tra l'altro, questa è una foto che non ho fatto io, quindi è proprio una cosa che ho trovato. Non è che ce n'è altra in giro? Verifichiamo un attimino, che mi sa di sì, se no è impossibile. Ah no, no, sto perdendo, è una stronzata. No, no, ci sono, ci sono, ci sono. C'ha la batteria questo. Cioè va a batteria. Quindi semplicemente devo... è una stronzata. Devo semplicemente fare la foto alla batteria. No, no, è una cazzata, è una cazzata. Faccio così. Vai. Foto alla batteria. Magari mentre non scende. Funziona, no? Sì, ci siamo. Picco qui e abbiamo fatto. Sì. Bene. Questo cos'è? Bene. Fotocopiatrice? Non ho la macchina fotografica, ma ho una fotocopiatrice. Tra l'altro era dall'inizio del gioco che non si rivedeva la fotocopiatrice. Allora, io fico questa qui. Vediamo un attimino. Quindi questo alimenta.
questo deve essere alimentato. E questo... Ma scusami, non è semplicemente così ed è fatta? Ah no, perché non è a batteria. Quindi devo... Fammi fare un'altra fotocopia. Allora, devo ficcare questo qui. Anzi, ficcare questo qui. Qui ci metto questo da lontano, che si becca le onde sonore in qualche modo. Vediamo se riusciamo a metterlo bene. Ah no, aspetta. Mettiamo prima questo così. Posso raggiungere abbastanza agilmente. Questo lo metto qui. Perfetto. E questo è qua. Semplicemente, giusto? L'ho rotto? O funziona? No, l'ho rotto. Funziona. Andato. Ogni pensiero complesso di troppa fortuna che c'è. Scusami, adesso leggo. The climate can impact every living and non-living thing. Impossible questions and impossible solutions. The hold it can have on someone. Va bene. May I ask you a question? Mirren often proposed to herself. Tanto non posso rispondere, quindi fai pure. Tell me, how does one heal the world? Si vuole essere un gioco che ti fa riflettere appunto sul cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Allora, lì cosa abbiamo? Perché lo metto a fianco e funziona, no? Così. Corretto? Hop. Hop. No, forse devo metterlo meglio. Ah! No, metterlo più dritto. Più in qua. Ah, tanto c'è il coso viola, quindi non si distrugge. Vediamo se riesco a metterlo bene. Devo trovare solo il punto e metterlo bene. Penso così. Vai. No, così non va bene. Buonanotte, Roby. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Grazie di essere passata. Così. No, così non penso che vada bene. Oh sì. No, da qui non si può arrivare. E lì è troppo distante. Allora, forse devo rifare la foto, semplicemente. Semplicemente forse devo rifare la foto. Metto qua a fianco. In teoria. No, non ce la si fa così. E se faccio così? No, No, direi di no. Allora, sicuramente devo fare la foto a questo. Devo sicuramente fare la foto a questa roba, ma... No, forse ce l'ho. Faccio così, che è storto, così quando lo faccio dritto è comunque storto. Funziona? Proviamo. Ma così è troppo... Un po' più indietro.
Proviamo così. No, però non ci arriviamo. Merda. Mi deve avere un pezzo in più. Quindi così. Quindi è così. E lo mettiamo qua. Credo che così ci siamo, invece. Tipo così. Sì. Dai. Bello. Questo ci sta. Filtro arcobaleno sbloccato. Altra sfida facoltativa, facciamola. È quella che abbiamo fatto prima, no? Abbiamo 6 fotocopie. Oddio. Cos'è questo? Cade una batteria sotto. Abbiamo l'obiettivo lì. Allora, fotocopia. Facciamo un'altra, facciamo un'altra. Allora, mettiamo questa, così. Anzi, così. Ciao. E mettiamo questa. Così. No, così è bloccato. Va bene, la batteria ce l'abbiamo. Quindi bisogna fare così, ma ho bisogno di un'altra fotocopia. Andiamo. Abbiamo fatto un'altra in più per sicurezza. Ma dovremmo esserci. Allora, questa qui, così. Così mi cade la batteria sopra, in teoria. Godo. E questo lo mettiamo così. Sì, fatta. Non è anche troppo complessa, ma ci sta. Almeno un minimo di logica l'abbiamo usata qua. Altra sfida. Bene. Cosa abbiamo qua di bello? Abbiamo una batteria. Quasi quasi faccio così. Così possiamo. Abbiamo una batteria. Ciao Gino. E abbiamo anche questo. Però abbiamo bisogno di 3 batterie. Ok, allora. Allora, allora, il problema, cioè il problema, è abbiamo solo 2 foto. Consiglio su come addormentarmi. Questa live potrebbe essere molto rilassante, quindi volendo potresti riuscire ad addormentarti, a meno che non mi metto a urlare a caso perché ci sono gli enigmi senza senso, ma non capita spesso, quindi allora questo è ok, ficca qui, foto così, ficca qui, vediamo se ce l'ho. Com'era, così? Così ne abbiamo 3 intanto. Aspetta un attimo, era dritto così? No, merda. Qual è qua a destra? Era così. Quindi foto. Questa è la base. Teoria, giusto? Vedere come esce fuori. Oh, mi vede? Dov'è? Dov'è? Come ha fatto la foto alla roba dietro? È una tisana anche per rilassare, assolutamente.
mettiamo questo qua. Così. Proviamo. Così. Questa qui. Così. Però mettiamola qui. Così riesco a raggiungere quel luogo. Oh no, è caduto. Così. Merda. Così. Credo. No. Vediamo se riesco a saltare. No, non ce la faccio. Allora così, forse. Forse così. No, però comunque non ci arrivo in ogni caso. Allora, secondo me è così. Quindi va fatta la batteria. No, no. Sto cercando di capire il senso. Nel senso c'è sicuramente adesso, a differenza degli altri. Quindi ficco questo qua. Mi metto qui. Perché c'è roba in mezzo alle palle. Allora, così. Così, metto questa qua. Foto. Forse così è molto meglio. Così è molto meglio. Molto più semplice, cade anche in piedi. Perfetto, ci siamo. Allora, prendiamo un'altra batteria e ci siamo. Adesso bevo, Gino. Che merda. Uno, due e tre. E bere. Schizzo? Non suona bene, però. Va bene, andiamo avanti. Dove è sopra? Ah, è qua. Perfetto. Facciamo questi ultimi due e possiamo passare al prossimo mondo. Un melone. Un'anguria, scusate. Va bene, quindi è limitato a peso. Non una macchina fotografica. Ma ci sarà. Eccoci qua. Posso fare una foto. Oh merda. Devo mettere un'anguria in pendenza. È finita. Alder ha riscattato schizzo. No, è impossibile farla rimanere ferma. È assolutamente impossibile. Perché mi ha rimborsato? Non ne ho idea, io non ho fatto nulla. Sembra che qualche moderatore non ha toccato nulla. O è un bug, non lo so. Non ho toccato nulla, va bene. Non c'è un oggetto per tenerla ferma? Mi sembra di no. Fatto che la fotocamera... Allora, cosa fotografi? Il cazzo di nulla. Allora è strano. Non so se sarà qualche bug di Twitch. Così scompare l'anguria. C'è qualcos'altro? Perché per Twitch il debutto non è stato soddisfacente. Vabbè.
Proverò a migliorare, signori di Twitch. Allora, devo quasi sicuramente duplicare l'anguria. Però non posso se l'anguria è tonda, perché cade giù. Questo quanto violetto. Quindi un cazzo. La macchina fotografica è ferma, è fissa. E inquadra il cacchio di nulla. No, non posso duplicare la fotocamera, perché la fotocamera fa la foto. Io faccio la foto a questo che sto vedendo. E quello che sto vedendo in realtà è niente, perché il violetto non si fa nella foto. E praticamente è questo, che è il nulla. Quindi io posso cancellare volendo questo. Oddio. Ma sul violetto non ha effetto. Posso volendo cancellare l'anguria, ma non ha senso. Non è che c'è qualcos'altro che mi manca? Di un topo, malato. Muori. Aspetta, ma... c'è qualcosa là sotto? Vedi cosa c'è là sotto? C'è una base. Ma non penso che si possa fare qualcosa con quella base. Fare metà anguria? Cazzo. 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 Andavo a prendere l'altra. Perché giustamente potevo cancellare l'anguria totalmente, ma se la cancello parzialmente si taglia. Questo è bello invece, questo mi è piaciuto molto. Tra l'altro ho fatto tutti quanti facoltativi, mi è uscito l'achievement. Ho fatto tutti gli enigmi facoltativi, quindi in teoria adesso sono facili in teoria. Buonasera, banchiere di Siviglia. Benvenuto. Torna alla semplice vita, esatto. Qui abbiamo bisogno di una batteria semplice. Telefono. Hey, another voicemail. It's getting harder and harder to reach you. I hope you're doing well. I've been doing my best to track your movements. It's been difficult though. Possibly some sort of error on my part. I'm going to reach out again soon. Try to answer next time, if you can. Despite this mess, I know you'll be fine. Gli esperimenti sulle onde sonore mi stanno facendo perdere la testa. So che esiste un modo per farlo funzionare, ma sto cominciando a comprendere perché le mie idee fanno infuriare gli altri. Non li biasimo quando perdono la pazienza con me. Sento che ormai sto esaurendo anche la mia. Mi serve un cambio di prospettiva, un nuovo modo di vedere lo stesso problema su cui fatico duramente da... quanto tempo ormai? Non lo so, ormai è tutto confuso. Se solo potesse essere tutto semplice, come montare un filtro per obiettivo, certi giorni non posso fare altro che girare in tondo, inquadratura dopo inquadratura, sperando di scoprire ciò che mi manca. Ce l'ho sulla punta della lingua, e lì la soluzione. Devo solo vederla. Definizione di blind run è... diciamo, prima run. Una run di cui non so nulla. What? Non giochi per la prima volta ad un gioco, in teoria è una blind run. Tra l'altro non è una definizione che ho inventato io, è comunissima su internet. Ok. Ok? Cosa cazzo? No, certo.
per chiarezza mi sembra giusto. Quindi devo trovare quello negativo. Questo. E posso passare. Un mondo in un granello di sabbia. Che sono ste foto? Sono loro? Sono i tizi? Batteria raccolta. La ficchiamo qui. Ho bisogno di quello vignettato. Ma posso vedere le foto meglio? No. Non riesco a vedere le foto. Color seppia forse, si riesce a vedere qualcosa. Sono troppo lontane. Niente. Prima col vignettato possiamo andare via. Qua. Prossimo. Deve essere alimentato. C'è una leva. Quindi qui cado. No, non cado. Ma se vado sul vignettato cado. Andiamo giù. Ah, ma si può semplicemente scendere qui. Bello, visione notturna. Scala di Verdi, come voglio chiamarlo. Salve. Scattered thoughts can be a messy thing. Ecco, questo è quello schizzo che avevamo visto prima, quel disegno accennato. Vabbè. Dati dell'esperimento fallito con le onde sonore a rivisitare. Come puoi dire una cosa simile? Bene. Magnificent athletic feat. And with a cat's grace at that. Grazie. Sì. Mamma e papà. Mamma e papà. Aspetta. Mamma e papà hanno un nuovo bebè. Non se ne fanno più niente di te. Non lo ricordo benissimo l'intonazione, perché non si può dimenticare. Quindi devo tornare sul verde. Vado qui. Così. Ci siamo. Che errore, niente, è finita. È finita? You've done well. Traversing this maze of memories. Così l'attivo. I hope your experience has been pleasant so far. To me, it's been wonderful. Non stiamo per morire, o sì, gatto? Ma che sta per morire come parla? Qualcosa di che non ha funzionato. Qui cosa abbiamo? Non sono professore di pozioni. Quindi qui quello rosso. E posso passare quello blu, quello... Oh merda, è una specie di speedrun, quindi? Rosso... Ma non è neanche troppo complesso, in realtà. No. Ah, si invertono! Io giusto! Giusto, si invertono! Quindi ok, qui devo mettere quello così. Corretto?
Aspetta, allora devo avere quello rosso qui. Quello blu lo uso alla fine, in teoria. Qui devo avere quello trasparente. Vediamo. Esatto, e vado col blu. Ci siamo. Fatta. 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 Fatto. Andata. Isn't making it this far enough? Sai che sei andata a vita, addirittura. Gained all the knowledge this place has to offer. This was her life's work, and it's meaningful. But it's not right. Not in the way you want. Ciao Gino, se stai andando, ciao. Grazie per essere passato. Spero che riesca ad addormentarti, prima o poi. Ah, eccolo, questo è il... Che hai, gatto? Questo è il macchinario. There's a burden in knowing. La conoscenza è un fratello che non deve forse provare. Non è più contento, è triste adesso, guardalo. O almeno è preoccupato. Se può succedere qualcosa di importante. Andiamo, gatto. Oh, ma stai calmo. Dio santo. Non ce l'ha mai fatta, quindi, a fare il macchinario. Non funzionava. It never worked. It wasn't supposed to happen like this. Mirren, they were all supposed to find the answer. Ma? Non l'hanno mai trovata? Esci contento? C'è la porta. Please, don't leave. This isn't it. It can't be. The solution, it all made sense. The formula, the structure, this should have solved all our problems. This should have been the answer. I need this to be the answer. Why? Why isn't this working? I can't give up. I'm sorry. When I realized what you were looking for, I didn't have the heart to tell you. Okay. An impossible solution for an impossible question. Mirren was... She was crushed. They all were. I didn't want you to have to feel as they felt. Madonna. It's a painful burden. Knowing. Sapere che non si può fare nulla. Spiega anche perché piove. Lei è una persona molto triste, forse, perché non è riuscita a fare quello che voleva fare. È il prequel di Stray, forse. Possiamo andare avanti, no? Qual è il prossimo? Punto di domanda? Vediamo. Non ci accompagna il gatto stavolta? Un attimo, un mancamento, non si è ripreso.
Sempre punti di domanda. This is the final piece of their work. What remains? It may be falling apart, but it's home to their memories and to me. Va bene, qua sotto c'è qualcosa. Niente. Il trasporto bloccato, questi tutti bloccati. Un po' triste, poverino. Andiamo. Allora, non aver paura di fare a pezzi questi progetti. È un mondo distrutto ormai. Grazie mille per il follow a Paschero76, grazie mille, benvenuto. Buonasera. Ok. Oh. Forse questo mi serve per cancellare questo. Cancello. Troppo. Giù. Perfetto. Qui cosa abbiamo? Cos'è questo? Timer c'è. Ma farà qualcosa? Così devo teletrasportare dentro? Funzionato. Come me. Quindi è un teleport, diciamo. Jesse? Hello? Hello? Jesse! Jesse! I can barely hear you. Where are you? You're completely out of my field now. Did the machine just fall apart? Sì. How could that happen? Was it the system? This is bad. This means that there's nothing here for us. Did we just waste all of this time? I don't know. You need to find a way out. I can't seem to locate you. I find these variables to be rather distinct. Don't hurt yourself. You can just say it's ugly. I don't mind. In fact, I would appreciate the honest feedback. Here I, dear, out with it. Okay, it's hideous. I am so sorry. It's the ugliest thing I've ever laid my eyes upon. Was that too harsh? Just a bit. Sì, si sta cadendo in una depressione più acuta. Codice a barre. The fuck? Va bene. Penso serva a qualcosa. O sì. Ok.
devo fare un'altra. Si posso uscire? Giusto? Corretto. Questo l'ho sentito? How long are you going to wait this out? Just talk to her. I can cut through the tension with a knife at this point. It's not so simple. She refuses to meet me halfway. Do not pretend you're halfway doesn't entail crossing an ocean to reach you standing on a shoreline. How poetic. I'll deal with it. All right? All right. Buonasera, Paschero. Buonasera, non conosco il gioco, in poche parole di che parla? Pochissime parole, siamo in una specie di simulazione che sta rievocando i ricordi di questi scienziati che stavano lavorando un macchinario per invertire o per annullare il cambiamento climatico, ma sembra che non ce l'abbiano fatta. Stiamo ancora cercando di capire, ma comunque per andare avanti bisogna risolvere degli enigmi. Quindi vado dentro. No, non sono dentro. E ho cancellato la leva. Io ho cancellato la leva. Quindi merda, devo fare... Devo fare così. Devo mettermi a sinistra. Altrimenti non va. Giusto? Esatto, così non cancello. Vai. Perfetto. Quindi qui mi ficco dentro. Ci sono dentro. Ah, via. Even now, your creativity is a wonder to witness. L'abbiamo fatta. Cogli disegno. Va bene. Beauty and efficiency, I see. You did say I was wise. I'd say your wisdom is on vivid display with this one. So you do like it. I think Hiraya is going to be very excited. Ok. Ah, questo non penso che serva. Direi di no. Allora, abbiamo una batteria. Abbiamo una batteria. Qui abbiamo un teleport. Penso semplicemente che io debba... Oddio, posso fare... Io così entro dentro. Però... Posso... Ah no, posso cancellare sotto? No, non posso perché non ho la foto. Meno che... Ah, vedi che sotto c'è... No, non c'è niente in realtà. Però non posso teletrasportare la batteria, o sì? In questo modo. Allora io posso teletrasportarmi dentro. Quindi fai un altro scatto per uscire. Anche altri due, vai. Ok. Quindi io devo portare la batteria lì dentro. Così attivo la piattaforma. Ma la batteria è qui. Io posso teletrasportarmi dentro. Ma la batteria... Ah, c'è un buco! Vaffanculo, era semplicissimo allora. Non avevo visto il buco. Sono ancora dentro. Sono qua. Ci sarà un altro buco per farla filtrare dentro, altrimenti qua è impossibile. Non c'è nessun buco. Cosa c'è sotto? Sotto non c'è niente. Ah, sopra c'è un buco. Oh no. No, visto malissimo. E come faccio a entrare la batteria? Ah, la foto. Niente, la foto. La foto della batteria, esatto. Faccio la foto della batteria con me a fianco. Però voglio metterla in piedi, se riesco.
Aggiri la batteria, per favore. Vabbè, forse non serve metterla in piedi, proviamo. Tira qui. Voto. Proviamo. Si vede solo metà, quindi devo metterla più dietro. Qui. Vediamo. Sì, ci siamo, credo. Buono. Andata. Sai, forse era la telecamera portatile che è difficile fare degli enigmi complessi con la telecamera portatile. Però va detto che quelli opzionali erano comunque un po' più complessi. Osservazione sull'analisi del flusso metabolico per Mirren. Progetto finalizzato. Mi sono detta di smetterla di tirare questi taccuini solo per elaborare dati e calcolare numeri. E ora lo faccio sul serio. Scriverò qui un piccolo aggiornamento sulla situazione. Questo è ottimo. Hiraya del futuro. Mentre leggi, spero che ti torni in mente come ti sei sentita a scriverlo. Che ricerca affascinante che è l'analisi del flusso metabolico del campione biocodificato. Perché si sposta? Facciamo così, si agge meglio. È una sensibilità incredibile, secondo me, vabbè. Il sistema che abbiamo creato qui è altamente adattivo ed è molto intelligente. Non avevo immaginato quanto si sarebbero rivelati meticolosi i nostri processi di replicazione. Eppure il dettaglio a livello cellulare lascia senza parole. Madonna, è una sensibilità incredibile. Posso andare sotto, ma... Ogni volta che taglio una foglia o un petalo, o una fronda per l'analisi di Mirren, mi sembra che stiamo per trovare un modo di affrontare la siccità. L'idea di elevare il sistema di degradazione degli agenti inquinanti è stato un colpo di genio da parte di Haron. E vogliamo parlare della capacità di Qilung di far funzionare tutto? Finalmente sembra che i nostri successi siano il risultato del lavoro di squadra. Il futuro appare luminoso e in questi giorni mi sto diventando un sacco. Progetto finalizzato. Aaron e Qilung sono dei geni. Immagini un ferro da stiro, no? No, è un... una specie di bosco verticale, se così possiamo chiamarlo. Che ricicla l'acqua... per annaffiare le piante, credo. Cioè, l'acqua... non so come fa a salire, effettivamente. Col vapore? Non ha senso, vabbè. Comunque l'acqua scende... e ritorna su, forse è pompata. E per annaffiare le piante? Non lo so. Non tutto deve avere senso. Dopotutto non sappiamo qual è la soluzione al... al cambiamento climatico. Again, she's just not seeing the big picture. Biofiltration is just a plaster, a solution requiring the many to assist. Whereas my solution only requires the diligence of a singular person. Why not strive for perfection? Why push towards a community that might not even follow through when you can take the fate of the global climate in your own hands? I've already shown Aliong the prototype. If I can just get it to run, maybe Hiraya will finally see where I'm coming from. Maybe we can finally put our focus on the right path forward. Sì, sì, esatto. Dopotutto stiamo viaggiando sotto ordine di un gatto fatto di nastri che si sciolgono. Esamina. Stanno tutti guardando nella direzione sbagliata. Devo capire come fare a dimostrarglielo. Contano i fatti, non le parole. Fotografi. Un bel niente.
Forse devo fare... Funziona? Sì. Foto raccolta. Ci siamo. Quindi posso fare così? Sì. You are doing really, really well. Sì, mi sta inquietando lassù, gatto. Sì, ma così è ancora più inquietante là lassù. Nel dubbio ne faccio altre, tanto. Così posso uscire almeno. Dove devo... Dov'è l'obiettivo, scusate? Dov'è il teleport? Lo sono perso? Non vedo il teleport. Aspetta. Quando possiamo questa foto? Così posso fare così. Vediamo se serve a qualcosa. Non lo so, vediamo. Ho questa foto adesso dove sono bello lontano. Posso aspettarmi lontano. Serve a qualcosa? Tipo laggiù? No. Su, dici? Dove c'è il gatto, forse? No, gatto! Non mi uccidere! Non riesco a... Se è troppo distante sono... Il gatto scompare. Mi sa che è in alto, sì, proprio in alto. O lassù. Sopra di me, eh? Ah, qua su, forse? Sì, sì, non l'avevo vista. Non l'avevo vista. You can continue to go further, but only more ruin awaits. This place... It's old now, falling apart. Data, left alone for too long, corrupt. Please, be mindful. Mm. Sì, all'inizio il gioco era tutto allegro, ma che bello, i colori. Adesso è sul depresso andante. Allora, penso che... Caputana? You've destroyed it. Something must be wrong with the camera. This is dangerous. Puttana? Ma se faccio così? Risolto, salvato il mondo, esatto. Ciao gatto.
Questo è ok. Ho bisogno di una batteria. Bisogno di una batteria. Qui abbiamo. So what if the weather disruptor didn't work? This can't be the end of everything we worked for. All the research. Tra l'altro la fotocamera trema. We need to keep pushing forward. Araya gave up too easily, but I won't. I refuse to leave this place until I know the answer. Until I save everything. Siediti sopra? Vabbè. Quindi qui non posso fare... Ok. Ma se faccio così? Se mi butto nel buco nero, cosa succede? Ah. Niente. Niente. Allora io vorrei fare la foto a questo, ma in teoria esatto, scompare. C'è un motivo per la quale ci sono così tanti dolci e pasticcini in giro? Perché se non sbaglio uno degli scienziati piaceva i dolci, però non sono sicuro che sia quello il motivo. Però vedi, sto disgregatore non cancella... Non cancella le cose blu. Non cancella le cose blu. No. No. Direi di no. Quello è... No, quello è viola. Dovrei in qualche modo fotografare... Che quello è viola, sì. Questi sono... Anche questi non possono essere fotografati. Forse così... Metto qui. E qui arrivo. E va bene. Però devo tornare indietro adesso. Forse basta fare la foto a questo e tornare indietro. Il telefono? Che telefono? Non ho... È caduto giù da solo. Porca puttana. Allora. Che telefono? Non l'ho visto. L'interfono? Cioè il log? L'ho ascoltato? Quindi questo? So what if the weather didn't work? This can't be the end of everything we've worked for. All the research, all the memories. We need to keep pushing forward. Araya gave up too easily, but I won't. I refuse to leave this place until I know the answer. Until I save everything. Se faccio così. C'è il telefono sulla colonna che fluttua. This place, you've changed it. It will never be the same. Maybe that's meaningful too. Intendi questo? So what if the weather disruptor didn't work? No, intendi questo. This can't be the end of everything we've worked for. All the research, all the memories. We need to keep pushing forward. Araya gave up too easily, but I won't. I refuse to leave this place until I know the answer. Until I save everything. Ah no, quello. Ah cazzo, non l'avevo visto. Proviamo. Vediamo se possiamo raggiungerlo. No. Dai. Ce la puoi fare.
più giù. Così. No, non mi sembra che si attivi, però forse devo stare fermo, non cadere. Aspetta. Allora, proviamo a così. Così forse. No, non è interagibile. Peccato. Potevano metterci un segreto. Che peccato. Visto che si può raggiungere, effettivamente. Pronto? Ha mosso il telefono. Ciao gatto. Hey, I can't tell if you answered or not, so I'm just going to wing it. You're completely out of my range. I can't find you. But your vitals are still fine. Like you're in a deep sleep. So, new game plan. You're going to need to break the system somehow. Va bene. There has to be access to a failsafe. A way out. Use it. Even if it destroys the place. It might be your only chance to leave. Get back here safe. All right? Va bene, Jesse. Ci provo. Destroy this place? To make a void where something once was. Is that the only answer? No, gattino. Soltiamo. Mirren is refusing to listen to reason. She's forgetting that she's not the only one who put time and effort into this project. And it's not wholly a failure. We've learned an infinite amount here. Or I even built a simulation of the world outside just to keep track of the climate. But it's not enough. Mirren needs a solution. Some things just aren't meant to be solved. Not like this. Manca una batteria. Ah, però giustamente se faccio la foto si cancella, giusto? Dipinto. It's pretty here. And the sound of the wind is nice. Is this what your world once was? Is this what you're trying to get back to? Naturalmente nel sogno di Celentano. Nel sogno di Celentano è peggio. Ok, non ci arrivo a tornare indietro. Ah, fotocopiatrice. Quindi ok. È risolta allora. Quindi semplicemente si fa la foto a questo e poi si fotocopia. Allora è semplice. Foto. Fotocopia. Andata. Abbiamo solo una foto. Questo qui sembra distruttibile. Qui abbiamo... Credo che semplicemente si faccia così. No? Oddio, non è proprio... Non è proprio stabile, però. Così forse. Vediamo. Sì. Sì. Beh, questo è abbastanza facile. There is one. A failsafe. Sì. And just as your friend said, using it will destroy this place. Oh, this feels like another impossible question. A che dovrebbe servire distruggere questo posto? Farmi uscire, non per altro. Tanto. Allora, abbiamo una macchina fotografica per teletrasportarmi fuori. Lì abbiamo una batteria.
ne ho due per sicurezza. Anche tre. Possono sempre servire. Ti posso dire di aspettarmi. Allora, fuori. Ho cancellato il teletrasporto, merda. Fuori. Non sono fuori. Fuori. Ho cancellato la batteria, però. Quindi attenzione. Fuori. Non ho cancellato la batteria. Il mondo esiste ancora. Così. Se devo fotografarla, quindi devo metterla qui. No? Credo. Mettiamola qui. Io mi riteletrasporto dentro, in teoria. Così. Senza cancellare la fotocamera, perfetto. Faccio la foto. Metto qua. Buona? Sembra buona. Metto qui. Ce l'abbiamo. Ok. Qui è logico che ci si arrivava abbastanza facilmente. Un mondo pieno di violetto. E abbiamo tre foto. Abbiamo tre possibili foto da scattare. Questo attiva. Non farò mai in tempo a raggiungerlo. Quindi cosa possiamo fare? Una macchina fotografica che fotografa. Esatto, grazie Lloyd. Per chi volesse acquistare il gioco, quelli sono punto esclamativo viewfinder per i link all'acquisto. Appunto per ringraziare per l'avermi concesso la key gratuitamente. Allora, penso che... Aspetta, forse non è troppo complesso in realtà. Basta fare così... No, così. Prendi questo, foto. Prendi e ficca lì. No, ci siamo, mi sa. Vai, parti a partire la foto. Perfetto. Recupera questo. Bene. Così. E in teoria senza distruggere nulla io arrivo lì. Fatto. Buono. Penso che manchi l'ultimo stage. Che sarà sopra. Questo è il macchinario, no? Madonna, poverino. Dieci foto addirittura posso fare? A tempo? E quindi, la tua scelta è fatta. E inizia. Ah, il tempo non si ravvolge, eh? Sembra semplice. What drives you? Hesitation is the enemy of innovation. Um
Tanto le foto sono comuni. Porca troia. Allora, cancella tutto. Se lo ficchi qui. Se lo metti in mezzo. Ce la facciamo? Sì. Do you think you have the power to reshape your world? Reality isn't as forgiving as this place. Bisogna di due batterie. Qui c'è una fotocopiatrice al contrario. Le batterie se n'è una lì. Allora, una. E direi batteria ce l'abbiamo. Questo lo mettiamo qua. Lo mettiamo qua. Ah no, cazzo. Fotocopio così. Non lo so, forse dopo mi rimangono troppe poche foto. Aspetta. Ecco, senza fare... Dio santo. Fai così. Fotocopio le batterie. Non so se me ne servono altre, ma nel dubbio le faccio più. Perfetto. Ok. Una. E due. This failsafe was to prevent us losing everything. Oh. Merda. Fatto. This place will leave nothing behind. How will you find your perfect solution now? Ah, è una cosa finta. Mi sa che non ce la facciamo, eh. Non so cosa dovrei... Ma forse ce l'ho, aspetta. Dio santissimo. Cambia la foto. No, fotocamera. Ecco. Faccio così. Ci siamo? Sì, posso trasportarmi oltre. Secondi. Porca merda. Perché non ce la facciamo, ma almeno riusciamo a capire forse come si fa. Ok, si rifà. Arriveremo con più tempo sicuramente adesso alla fine. Vai. Dov'è? Laggiù. Così. No, troppo. Porca dove. Dai, cazzo. Ok. Dai. Dai, su. Poi.
Così. Così. No, è troppo distante. Buono. Ah, di così. Quindi foto a questo qua sotto. Foto a questo. Foto così. Così. Fotocopiatrice. Vai. Giù. Ci siamo. Allora, dove siamo qua? Così. Aspetta, era così, aspetta. Esatto, vedi che c'era. Ho visto questo, l'ho visto prima. Quindi qui va semplicemente, va fatto così. Ho 5 foto. Questo va così. Foto. In dubbio ne facciamo un'altra. Per un tempo. Vai. E si va. Allora. Allora. Dovrebbe andare. Allora, recupera questo. Lo mettiamo qui. Così riesco ad arrivare. Preso. Ok. Ci siamo. There's a way forward, even without an answer, even without absolutes. Devo passare attraverso? Sto qui? Ho già fatto prima. Godo. You did well. It's thanks to you. I understand. Mirren, she was desperate to find the truth on her own. But I see now, there is no singular truth, no perfect answer. If anything, meeting you in this place was the closest I would ever get to knowing. Tell me, the red world that awaits you, is it loving? Is it healing? Garfield, no. Teoria. Teoria troviamo fuori. Diciamo addio al gatto per sempre. Lui rimarrà in questo limbo vuoto. Poverino. I see. I suppose our time has come to an end. Sta piangendo, no? Thank you for stopping by. I wish you well. In realtà è morto, però. Sono che gli rompi i coglioni.
thank God. You made it. I was worried. You went dark. Don't scare me like that. You probably need some rest. I guess it was too good to be true. A singular answer to all our problems. A bummer, for sure. But it's not the end. We can keep brainstorming other... Hmm? Wait. What's that? Beh, una mandragora, non penso. E... ok. Voglio dire, come gioco ci sta assolutamente. Ci vuole un fiore, sì. Ci abbiamo anche avuto il boss finale alla fine, col boss finale a tempo. Devo dire che è buono, secondo me. A parte alcune trovate non proprio venute bene, che l'ho già detto più di una volta. Ma dai, bello. Bellissime idee sicuramente hanno avuto e si vede che ci hanno lavorato dei creativi molto talentuosi e che hanno avuto delle ottime idee. Magari sono un po' acerbi, non so se è il primo gioco. Per 25 euro merita, secondo me sì. Ci sta, anche se non dura tantissimo, va bene. Però secondo me ci sta. Una ventina d'euro ci sta. Secondo me sì. Ah, c'è anche Viewfinder VR? Con una scorta d'erba molto grande. Con una scorta d'erba molto grande, sì. Quella aggiunge un po' al prezzo, però sì. Probabilmente... diventa un'altra esperienza. Bello il significato intrinseco del fiore, che è una metafora della vita che sopravvive attraverso lo spazio e il tempo e nonostante tutte le avversità è ancora in grado di dispensare affetto. Sì. Spiace per il gatto, però alla fine era un'intelligenza artificiale. Non era un gatto vero, però. E... che alla fine il senso del gioco vuole essere non c'è una soluzione facile, ma col tempo... con, penso, quello che ho capito io, col tempo, con l'impegno, ci si può trovare una soluzione. E loro volevano trovare una soluzione rapida che facesse tutto quanto subito, tutto e subito. Però è impossibile da trovare. Dai, bello, mi è piaciuto. Non mi strappo i capelli per dire è il miglior gioco di quest'anno, assolutamente no. Però bello, molto carino, sì. Sono contento di averlo giocato. Volevano una soluzione rapida, dato che Chuck Norris non c'era. C'era il GOTY, non penso. Oddio. Penso però che lo vedremo tra i migliori indie. Penso, però non lo so. Intendo tra i migliori indie candidati ai The Game Awards. Secondo me è possibile vederlo lì. Tra i GOTY non penso. Poi non mi ricordo se hanno la migliore... cioè hanno la categoria dei migliori platform, non mi ricordo. Tanto vincerà Stray, esatto. Vince sempre Stray. Comunque sì, merita abbastanza, assolutamente. Il gioco merita. Devo ricordare il nome di un gioco in cui sei in ufficio e il narratore ti guida. Ma puoi ribellarti e lui si indispone. Sì, me lo ricordo, ma non l'ho mai giocato, però so che... me lo ricordo più o meno, so cosa intendi. Justice for Skate, come? Ah, perché è morto! Povero Kate. Buonanotte, Paschero. Stanley Parable non l'ho mai giocato. Comunque sì, dai, bello.
volendo ci si può anche perdere tempo. Scusa, aspetto controller. Ci si può perdere tempo a fare il completismo volendo, quindi anche abbastanza si possono rifare le cose. Faccio continua. Faccio continua dove mi porta. Mi porta qua. Stanley Parable prima o poi vorrei giocarlo, assolutamente. Sì, volendo si può tornare indietro, fare i livelli opzionali, li ho fatti tutti alla fine. Mancavano soltanto i alcuni collezionabili, tipo le paperelle, eccetera, eccetera. Le tessere del Mahjong, di Qilung. Ma poi chi cazzo è Alung? Nessuno l'ha mai spiegato. Direi che Metropolitana di Torino Experience non è sospesa la Metropolitana di Torino, quindi becca in automatica, però che non ha il pilota. Probabilmente era un altro modo per chiamare l'altro Lung. Come? Che altro Lung? Altro polmone? Questo è difficile da capire. Oddio, difficile non lo so. Polmoni sono due, no? Quindi andiamo su. No, no, qui ho fatto tutto, penso. Ad esempio qui ci sono le tessere del Mahjong da collezionare. Non penso di averle tutte, non credo. Non mi ricordo quant'erano. Però va bene. Non so se mi metterò a fare collezionismo, ma magari tra qualche, fra un po', quando me lo dimentico, sarà anche godevole da rigiocare, penso. Perché adesso non lo so. Non penso che gli enigmi abbiano una rigiocabilità. Penso che la soluzione sia solo una e una sola. Non lo so. Buonanotte le crew, ma sì, adesso andiamo anche noi. Adesso vado, chiudiamo tutto e si va a dormire. Facciamo un raidino a qualcuno? Vediamo chi c'è in live da raidare a quest'ora. Tanto sì, comunque assolutamente promosso come gioco. Sono contento di averlo giocato qui su Twitch. Ovviamente potete anche recuperarlo su YouTube. Poi se vi siete persi qualcosa, volete riguardarvelo. Vediamo un attimino. Raider a zoofono. È un po' difficile fare raid a se stessi. Perché possiamo fare raid? Allora. Allora. C'è JPP. Abbiamo fatto l'ultima volta JPP. C'è. Volendo, posso mandarvi da Slayer. Andrew non è in live. Aspetta che creo una live che mi raidi. Volendo Aldo possiamo aspettare. Salve Andrew comunque. Ti sei giusto in tempo per il finale. Ieri lo bocciavi. Chi lo bocciavi ieri? In che senso? Il gioco? No no, ieri dicevo che l'ultima parte era veramente troppo facile. Non dicevo che un gioco era una merda. Quindi nel complesso ci sta assolutamente. Non è nulla di eccezionale, ma ci sta. Nel complesso ci sta assolutamente. Non lo definirei appunto il nuovo Portal, perché Portal secondo me spanne sopra, ma ci sta assolutamente. Vi mando da Slayer. Vi mando da Slayer, dai. Slayer. Perfetto. Avvia raid. Indie dell'anno almeno candidato. Candidato penso proprio di sì. Penso proprio che sarà candidato indie dell'anno sicuro. Ma che lo vinca non lo so. A parte che
Non sono informato su quali siano effettivamente gli altri giochi indie usciti da qui a... alla fine, da qui a... Non dovrei informare effettivamente, però penso sì che la candidatura se la meriti. Penso che se la meriti. Poi non so se c'è la categoria dei platform, ma lì sicuramente ci sarà. Buonanotte Alder, è stato bello anche rivederti, assolutamente. È da un bel po' che non ti vedevo, anzi, ti ho anche pensato ogni tanto, ho detto, ma chissà che fine ha fatto, comunque. Sì, candidato sì, ma non dico che vincerà. Buono a tutti quanti, grazie mille per essere rimasti fino alla fine, perché è rimasto fino alla fine. Fate un saluto a Slayer che sta disegnando. Io vi saluto, ci rivediamo sabato con Stalker. E niente, grazie mille per tutto quanto, per i bit, gli abbonamenti, i follow. Grazie, buonanotte, buonanotte a tutti quanti, goodbye. All over, but the crowd.